Mamma basta! Mercoledì video. Allora, stavo cantando perché il verbo è quello. E facendo i versi. Mercoledì video sul ritmo di Megaloman che ci vuoi andare a vederlo? Megaloman. È un telefilm del giapponese di qualche anno fa. Telefilm. 30 anni fa, 35. Mi sa 35. Che guardava forse anche di più. Che guardava quando era molto piccolo. E Megaloman, vai a cercartelo su Wikipedia e ascoltati anche la canzone. Poi se ti guardi qualche puntata è fantastico perché è bellissimo. Cioè, poi rivisto oggi dove capisci tutti gli effetti speciali dell'epoca. Effetti speciali che abbiamo più effetti speciali noi quando facciamo i video con Semer Fabio. Attenzione, mercoledì video, cosa facciamo? Siamo pronti? Signor cameraman, pronto? Sì. Signorina, la regista, siamo pronto? Da ma? Tu sei pronto? Siamo pronti? Possiamo cominciare? Ho permesso? Cominciamo? Andiamo? Che c'è? Stanno già chiedendo che cosa sbusti. Cosa sbustiamo? Allora, oggi facciamo un mercoledì video speciale, in the mix, grazie Cuni della retrovie che si dice in the mix perché facciamo Yugi e facciamo Pokémon. Siccome siamo un po' lunghi e oggi è venuto a trovarci Cyber Fabio, abbiamo perso un po' di tempo molto volentieri con il medico Cyber Fabio, che è venuto a trovarci e si cercava a fare così e quindi siamo andati un po' lunghi, ma siamo qua lo stesso, abbiamo i due prodotti più attesi dell'inizio autunno 2021 per Yu-Gi-Oh! E per Pokémon! Yu-Gi-Oh! Vediamo se Boss sarà così bravo come lo è stato. Che c'è, signorina? Ma un prezzemolino, anche qui Cyber Fabio. Cyber Fabio, ma era sempre Cyber Fabio, era dappertutto. Dappertutto, cioè. E Pokémon Studio a saperlo venivo anch'io. Vabbè, cioè. Quando vuole, non c'è problema, basta chiamare. Ci siamo, ragazzi, siamo tutti, che bello. Allora, oggi, Boss, apriamo qualche team, vediamo se Boss è così bravo come è stato sabato sera, che in una busta una ha trovato la magia top di questa serie. Apriamo loro, le team di Yugi, le team delle battaglie antiche 2021, il nome lo imparerò nel 2022, e lei. E certo. Perché no? E certo. Facciamo gran festa stasera. O grano festa, perché secondo me io la leggo un po' grano festa qua, Ma per questa, favore. Questa Pokéball qua in mezzo. Non si può sentire. Abbiamo un po' di... confondi un po' le idee. Dal mio punto di vista confondi un po' le idee. Io la prima lettura che ho dato oggi, quando ho aperto le confezioni che sono giunte oggi, ho letto grano festa. Sono in vendita, per chi l'ha prenotate, da venerdì 8 ottobre. E poi comunque chi non riesce a averla subito, Pokémon Company ha già detto che ci saranno un sacco di ristampe per celebrare i 25 anni di questo fantastico brand di Pokémon, quindi don't worry, be happy, che arrivano. Volevo aprire anche un box di evoluzioni etere, ma lo apriamo la prossima settimana. Sì, bene, se partiamo. Se respiri un secondo, vai. Se hai fatto una tirata unica. Hopla! Un carico. Saluta Giada da Lecce, che ci saluta tutti. Una grande Giada, fan. Grazie Giada. Grazie. Come va nel Salento? Com'è la temperatura? Qua fa un freddo boia, cioè all'improvviso è arrivato l'autunno. Cioè, siamo scesi. Dice Tommaso che ha come Giada come sveglia il tuo attenzione. Giada, ti stimo un sacco, grazie. Un signor. Povera Giada, brava Giada, con brava. Il tuo attenzione. Grazie Giada, ti voglio bene. Poi ci salutano Lorenzo Petrin, vabbè, arriva Fabio. Comunque su grano festa volevo dire che noi della regia stavamo pensando di andarcene. Su grano festa, ma grano festa per me
Beh, la festa del grano, non so, Ma per favore. Attenzione! Già, su! Tratti di yugi, via le prime tre, così, a flambé. E vediamo se schiappiamo, su! Vai! No, dai, però non ce lo può dire così, Giada. Po- che cosa? Che va ancora al mare. Non ce lo può dire così. Beata lei. Giada, che è una grande invidia, tu non puoi andare al cubo, non al quadrato, invidia il cubo. Non puoi immaginare. Bene, ragazzi, oh, yugi, prepariamo il tappetino per yugi, Trax, ma che bello, nel tubo. Ale. Vai, vai boss, bombazza, poi partiamo con Yugi, poi facciamo festa e poi dobbiamo andare purtroppo, non possiamo stare qua troppo stasera, mi spiace, però vabbè dai, ci divertiamo lo stesso e poi vabbè ragazzi, io settimana prossima si sbusta ancora, poi c'è il Saturday's Boosting Fever, la febbre del sabato sbusting live su Instagram, al sabato sera, dalle 7 in poi ogni momento è quello buono, non, tra le 7 e mezzanotte, facciamo un orario comodo. Allora, partiamo con Yugi, volevo fare prima Yugi poi Pokémon, facciamo così dai, non Yugi, Pokémon, Yugi, Pokémon 9, no, poi ci vedere sulle montagne russe. Poi ci stordisci, allora, Megatine 2021, la team... penso più bella uscita fino ad oggi, cioè sicuramente la più venduta, le buste che esplodono fuori, no? Un'esplosione di gusto queste team, proprio una roba pazzesca, bustine dorate, figata totale, vabbè la bustina dorata è bella, non c'è niente da fa molto Natale, fa molto scatola di cioccolatini, però fa molto bene, fa molto bustina bella. Vediamo cosa contiene, che c'è, cos'è signorina della sinistra? La sto inquadrando, ecco. Teniamolo ferma per le bustine di cioccolatini, grazie. Ah, sì, perché la signorina della regia di Instagram è a dieta, cioè non può mangiare dolci in questo momento. Quindi ogni cercava appena un po' tutto le mani. E... la cosa bella è che negli ultimi 10 giorni ha compiuto gli anni il signor Cameron, il Mr. Gunny e il signor Eric. Quindi pasticcini a go-go per tutto lo staff e le critiche collecting, tranne la signorina della regia di Instagram. A cui però abbiamo portato dei crackers integrali, perché quelli può mangiare. Cioè, quelli di Massi, quelli del camera, me li ho mangiati. Cracker integrali. Come sono i cracker integrali? Sono a te che sei a casa, ti piace? Un commento sui cracker integrali. Gustosi. Gustosi. Molto io suggerirei gustosi. Bene, ma a proposito di gustosità, gustiamocele. Le tin, okay. Mega Pack 2021, sia che sei uno Yu-Gi-Oh! Azionista, che sei un Pokémon Lovers... Poi un secondo chiederei, Eric, mi porti i codici per piacere, quelli da regalare? Perché boss si è dimenticato i codici da regalare. Attenzione! Infernobili Army, ritratto demoniaco. Aussa, la magnatrice della terra, l'inamovibile. Tre brigata, Nervol. Mac, spacca metallo. Intanto signore che porto qualche codice. Si vuoi regalarlo? Sì, si sa mai. Regaliamo un codice per Pokémon intanto, così. E beh certo, qua su Instagram. Poi da momento, se inquadro il codice non posso inquadrare le carte. Discorso di vendita, ragazzi, le tin le comprate sul nostro sito lppcollecting.it. E se boss si ricorda entro sera mettiamo anche le carte singole. Se no mettiamo domani. Oggi è così. Bene. Andiamo avanti, seconda bustina. La prima bustina tranquilla. Del resto abbiamo tre team da aprire. Non è che la prima busta potevo trovare subito la magia che tutti cercano. Sabato sera la busta era una. Sono stato costretto a trovarla nell'unica busta aperta. Attenzione! Eccoci. Soldato Gaia il Cavaliere. Spasso fiorente. Sembra aio! È la carta della Sardegna. Aio! Colpo dai. Giù, Giacobola, mi dico Giacobola in comune. Avanti di peso. Attenzione! Samurai super pesante carro. Ogni bustina ha due carte ultra e una secret. E le ultra sono tra le carte più belle della serie. C'è Mahama il drago fattato. È nuova questa carta, no? No, non è nuova. Che bella. Eria la maledrice delle acque. Gentilezza dopo Aussa a Eri. Attenzione! Che bello! Raviel, il signore dei fantasmi, colpo lucente. Che figo, questa qua del mazzo anche. Bella, eh? L'artwork è la stessa, il cambio è la stessa. Che figata. Città mondo virtuale e le altre comuni di questo fantastico Mega Pack 2021. Terza bustina. Attenzione, già che siamo, regaliamo un altro codice Pokémon.
In questo video verranno regalati almeno 10 codici, almeno 10 codici. Mi raccomando, se lo riscatti, fallo sapere a boss. E vorrei inquadrare che allora il signor Eric ha portato dei codici da regalare, quindi qualcuno lo abbiamo. Perché è la questo mese è la Codetoberfest inventata da boss il primo di ottobre. Tutti i giorni regaliamo un sacco di codici fino al 31 di ottobre, quindi seguici nelle storie, nei post, perché regaliamo, e nelle live ovviamente, codici come se non ci fosse un domani. Il mio obiettivo è arrivare a 1000 codici regalati. Mille. E poi me ne restano altri 1000, comunque non c'è problema. Andiamo avanti, <attenzione. ride> vediamo cosa questa prima tin, che per ora ha regalato cose carine ma non così, ma non pimpanti. Abbiamo intanto un tin titanocidio. Ma chi l'ha inventato sto nome? Titanocidio. Poi titanocidio, l'omicidio del titano. Ma chi non lo dice? Chi non dice? Scusa. Anch'io lo so, devo dire l'autogrifo. Vorrei due titanocidio, per piacere. Con ghiaccio o senza? Con ghiaccio, grazie. Irremovibile risvegliatore del paio. Attenzione! Attenzione! The first thing! Oh! Mamma bassa! Ragazzi! Sabato sera una busta, oggi una team a posto, spettacolo! Designatore del depennamento, la carta più bella, quella che cercano tutti. Tutti comprano le team per avere questa carta che si gioca in 3x, che è una carta pazzesca, con il nobiluomo dello scambio nell'Arthur, no? Nobiluomo dello scambio. Ricordiamo, uscito la prima volta in versione super rara in Servitore del Faraone, la serie numero 4 di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili! E si... le apriamo? Sì, no dai! E si parte alla grande! No, le apriamo! Continuiamo! So che un po' di emozione è scesa, però... perché ho trovato la carta più bella, però sbusteremo ancora, eh? O no? Sì, Lorenzo, hai ragione. Ti sei beccato un che culo, boss. Vabbè, ragazzi... sabato sera ho trovato una mitica bomba in una bustina di merci, più questa. Vai a vedere lo sbusting di sabato, dopo la live, eh? Lo sbusting di sabato sera, che è anche lì. Spettacolo. Quindi andiamo avanti? Sì. Oh, posso andare avanti? Sì. Bene, continuiamo. Saluta. C'è 9 Davide 0 che saluta. Ciao Davide, e che mi manda sempre via in direct tutte le info. Io non voglio neanche cercarmi, c'è Davide che me le manda. Grazie Davide. E ti saluta anche alle 11 Collector, che è arrivato. Grande alle 11. Oh, ragazzi, tra poco, eh. Sì. Arriva anche la gran festa. Adesso siamo in Yugi, poi arriva God of Cash the Mall. Attenzione! E facciamo una notare di quella busta dove hai fatto vedere la Ultra. Non sai vedere le Secret. È vero, c'è anche la Secret. Ero completamente dimenticato. È arrivata la brigata, sì, credo, bella onesta. E mi ero dimenticato che c'è anche la sigla. La bombazza. E vi regaliamo un altro codice. Terzo codice di questo video, dove regaleremo almeno 10 codici. Almeno 10, ma anche più di 10. Quindi prepariamone altri, che sono altri 3 più 3 fa 6. Bene. È giusto, 3 più 3, a posto. Bene, attenzione. Questa serie Mega Pack MP21, molto molto bella. Abbiamo la Geonatrice Transfer. Poi Drydron Delta Eldrance. Kirin, mondo virtuale, Lily, attenzione! Alpha, il signore delle bestie. E la Secret è Mac Spacca Metallo. Vuoi vedere che il nostro Mac Spacca Metallo ci porta bene? Intanto abbiamo anche una Marincipessa. Pasquale, Marincipessa Pasquale, Ale. Poi, attenzione, un codice, diamo un codice, su, diamo tre codici, via, tre codici. Ah, perché così vuoi arrivare a 6 in fretta? Voglio arrivare a almeno, ho detto almeno a 10, quindi più anche di 10, no? Almeno a 10 vuol dire che sicuramente 10, andiamo a vederli. Attenzione, quinta bustina. Ragazza rosa, salutiamo tutte le ragazze rosa che ci conoscono. Famiglio Rosso, e salutiamo tutti i Famiglio Rosso che ci conoscono. Festa Link, salutiamo tutte le persone che stanno facendo festa in questo momento. Attenzione, Giacobolan and Trappolatrice Allomerus.
Drago Noctovisione, ui, cavoli di fantasma, delle scaglie, c'era bella questa carta, questa è molto molto bella. Salvataggio del mago, bella anche questa, artwork veramente figa, si può dire, penso di sì, dai. Ah, e poi c'è Augusto Invocato, saluto lo zio Augusto, ciao zio. Com'è questo Augusto Invocato? È buona, bella tina anche questa, che spettacolo questo MP21. E sa il salvataggio del mare? Sì, l'ho già vista. No, vai avanti. What's going on? Per vedere, aggiornare Ricky Blu. Ricky Blu è appena arrivato. Ricky Blu, alla prima team, Ricky, Sabato sera la prima busta, oggi la prima busta. È così. Cioè, questa carta qua mi insegue, non ci posso fare niente. Il nobiluomo dello scambio mi insegue. Vuole probabilmente scambiare le carte. Del resto è il nobiluomo dello scambio, per lui è molto, molto gentile. Molto nobiluomo. Chi? Dello scambio. Ah. Nobiluomo è il nome, dello scambio è il cognome. Andiamo ad azzare! Linguribo, questa è la versione del continente nero di Kuribo, che è Linguribo. Poi... Irremobilatrice Circutrolls. Questo è bello, il Girsu, attenzione, Vera Luce and Tribrigata Fragrance, Frankie High Energy, Tribrigata Frankie High Energy. Bene, terza e ultima tin. Qua propongono una scommessa comunque. E poi, che scommessa? Che se esce Charizard... Devo trovare Charizard? Se esce Charizard, cosa fai? Davide dice che inviti tutti a cena. A me basterebbe che portassi me a cena. Se esce Charizard. Vediamo, ragazzi. Tra poco. Adesso tre bustine di Yugi. E poi andiamo in gran festa. E poi a posto. E poi la giornata termina. Guarda, che ho fatto un miliardo di spedizioni. Grazie come sempre a tutti che acquistate da noi. lppcollecting.it. Siamo via per vedere il 23 in quel di Arcole. Se vuoi venirci a trovare in negozio, siamo aperti il giovedì e il venerdì 16-19 e il sabato 11-19 e spediamo in tutto il sistema solare, isole comprese. Ma adesso, tre bustine per tutti gli evoluzionisti, ma anche per i Pokémon lovers. Dai, su via, che sbustare è sempre bello. Qua, altri tre codici per chi gioca a Pokémon TCG Online. È Cocktoberfest. Importazione XYZ, la super rara di questa bustina, la prima, perché ce ne sono due, Samurai super pesante carro, poi le ultra non è possibile, ce n'è uno case, è impossibile, non ci... era sigillato, due in un... respira, attenzione. Allora, dunque, per chi non lo sa che sta dicendo, adesso chiamiamo l'ambulanza, il 118, questa carta esce in media una ogni case, quindi ogni 12 team, che sono ogni team 3 buste, quindi una ogni 36 buste. Boh, sei riuscito nell'impresa di trovarne una su una busta sabato sera, e oggi due su tre team, impossibile. È possibile, evidentemente, e ci sono anche delle altre carte che non lo so, c'è Nistra di lei, questi due qua. attenzione, ma come si fa? E niente, quasi abbiamo tutto il case, dopo apriamo tutto il case e vediamo se ne escono fuori... Che c'è? No, ti sei beccato un altro che culo. Comunque, grande. Anche Rimont dice che anche lui nel case ne ha trovati due. Sì, allora se esiste il case da due, grande. Esiste, bomba, è raro, ma esiste. E poi dicono, li stai trovando tutti tu. Sì. E poi le scimmiette non vedo, non sento, non parlo. Attenzione! E attenzione, vediamo, attenzione! Linguribo, Jeans Meokami e Penetrare l'oscurità. Questa è la carta di Rocco sui Freddy, lo ricordo. E Aigia Tinnister e punizione dogmatica. Speravo di spostarla per dire sta battutaccia. Vabbè. Attenzione! Grazie Alessandro, adesso riferisco, grazie. Cosa dice Alessandro? Un supporter. Dopo questo sboosting ti puoi permettere di offrire una cena alla signorina di Instagram per festeggiare. Quello sarà fatto. Attenzione, contatto ai... Dogmatica
eccelsa la virtuosa. Beh, buona, buona, buona. Direi che tre teen, una più bella dell'altra. Il Mega Pack 21 è stato pazzesco. Tre teen, ragazzi, una roba pazzesca. Le carte singole in vendita su lbpiccolatin.it. Adesso riponiamo le nostre carte all'interno della scatola Cards Collection, che anche tu puoi avere, acquistare. Noi la usiamo per dividere le carte, per conservare le carte. C'è anche un suo bel coperchio, una bomba. Noi usiamo queste scatole da ormai 15 anni, credo, forse di più, e sono veramente il top. Ma cambiamo la nostra tovaglia di sbusti, il nostro tappetino. Lo riponiamo, quello di Yugi, nel tubo porta tappetino. Vale, lo riutilizzeremo al prossimo sboosting. E cambiamo là, perché è tempo di Go Da Catch Them All. Attenzione, il nostro fantastico playmat dedicato alla nuova era, all'ottava generazione di Pokémon, gioco di carte collezionabili. Oggi partiamo con questa confezione qua. Quella che a me piace, cioè veramente bella, con il Pikachu V-Unione, figata totale. Apriamola. Questa è chiusa anche bene, sono arrivate molte chiuse con poca, cioè hanno usato un po' risparmiato sulla colla per questa Pikachu V-Unione di Italica. Ma che bello, vassoio giallo, bello. Che figata, già che ci siamo. Codici come se non ci fosse un domani, ragazzi. Ale, aspetta un momento, visto si anche vedono, allora, aspetta un momento. Prego. Non arrivo, ragazzi, bene. Sette codici, ho superato i 10. Attenzione. Beh, così faccio. Hai visto? Attenzione, bravo, attenzione. Bene. Code Oktoberfest qua su Instagram, fino al 31 di ottobre. Abbiamo una retrovia, signor Eric, sugli spalti. Allora, innanzitutto vorrei far notare una cosa che è veramente bella, un dettaglio bellissimo: il logo del 25esimo anniversario di Pokémon sulla confezione, veramente bello. Brava Pokémon. Allora, questa confezione cosa contiene? Allora, visto che siamo in Oktoberfest, contiene anche un codice. Il codice è questo, lo diamo in omaggio. Ora non so quanto può valere questo codice, però io lo regalo oggi. Poi abbiamo le quattro carte che compongono il fantastico Pikachu V Unione, sono tutte promo. Il numero è messo in verticale sul lato anziché in orizzontale in basso. Le promo della serie Black Star Sword and Shield, abbiamo la 139, la 141, la 140 e la 142, quindi 139, 140, 141 e 142 nello specifico. Tutte e quattro queste carte unite fanno la versione Jumbo che è più grande, guardala, okay. È più grande, si vede in modo molto chiaro, quindi non è che hanno preso la Jumbo e l'hanno divisa in quattro, semplicemente hanno fatto proprio due cose diverse. Caratteristica della Jumbo che ha tutti e quattro i numeri delle carte, quindi che numero è la Jumbo? 139, 140, 142, 142, quattro numeri. Che belle queste carte. Una cosa che bisogna sempre fare con le carte è proteggerle con le bustine protettive, le perfect size. Posso aprire una confezione perché si è dimenticato di prepararla. Però tanto noi ne usiamo quintali di perfect size. Sì, ho visto che sono lì, signorina, ma ormai l'ho aperta. Proteggiamo le nostre carte. Allora, questa è la perfect size, calza a pennello. Ci sono anche di altre marche, però quelle di KMC sono le originali e le più belle, non c'è paragone. Cioè the best in the world. The best. Anche Dragon Shield fa molto buone, anche Dragon Shield, quindi al secondo posto lo metterei Dragon Shield, però rimangono loro top. Poi, cosa abbiamo? Oltre alla carta codice, queste quattro promo, il professor Magnolia. Professoressa Magnolia, salutiamo tutte le Magnolia che ci conoscono, che anche è una promo Black Star Sword and Shield numero 167, quindi la nostra collezione di Black Star continua. Che bello, poi un giorno vi farò un video dedicato. Poi non finisce qua, adesso arriva la parte succosa.
Che e cosa abbiamo nella parte succosa? Abbiamo le buste da aprire. Boss, che c'è? Che c'è? La sveglia. Di avvisarti. Che ore sono? 7:05 Beh, dai, tranquilli, ce la facciamo. Sì, vogliamo, dobbiamo montare i pacchi dal corriere. Svegliamo i trucchi. Le altre cose. Bene, e allora? Vabbè, apriamo gran festa. Perfetto. Voltaggio e fragore. È arrivato Fabio a gufarla, eh. Cosa c'ha? Dai, boss, partimi con un Charizard e un Shining Magic. Mando. Così. Ragazzi, Chuck si sbusta, si parte, gran festa. L'hanno annunciata l'anno scorso praticamente. La stiamo aspettando, cioè ormai non ne possiamo quasi più, tanto ne stiamo sentendo parlare. Facci vedere bene. Allora, facciamo così, via. Ok, e facci vedere bene. Vediamo un codice così a caso. Vai. Palchia. Cosmoeon. And Blastoise! Siamo partiti bene! And Zozentov! Zozentov! Com'è questo Blastoise? Signore Elke? È bello! Ma che bello! È bello! Diamo anche il codice, via ragazzi! Gran festa, diamo anche i codici! Abbiamo schiaffato! Siamo partiti! Lo fermo! È fermo Blastoise! Sta muovendo! Attenzione! Gran festa! Contiene 4 carte ogni bustina. È un codice. 4 carte e un codice. Allora, la prima bustina direi che Blastoise. Io non. E signorina, devo spostare le carte. Non è che non posso spostarle. Abbiamo i Veltal. Cosmog, attenzione! Dark Gyarados! Che figata! Attenzione! Pikachu! Sir! V-Max! V-Max Factor! Ragazzi, a posto, possiamo andare a casa. Che figata! Che diamo anche il codice, perché vabbè, siamo Cottoberfest, codici a nastro per tutti. Che bombazza! Due bustine bellissime. Ma sono tutte così le bustine? Boh, adesso vediamo, perché sono tutte così, ne apro 6.000. Attenzione, Diaiga, Reshiram, oh, Pikachu, Pikachu, volo, V-Max, no, ma sono tutte così, V-Max, attenzione, The V-Max Factor! Bombazza, mi hanno anche il codice, mi sono, sì, penso di sì. Ma chissà. Chissà, okay. bene, ragazzi, questo due ben affi- cioè, ma c'è ogni bustina così? Cioè, ho aperto la confezione più bella del mondo! Vediamo, per ora io non mi lamento, eh. Attendiamo il codice su via, subito, diretti, come se non ci fosse un domani. Ok. E vediamo cosa ci regala la quarta bustina. Xerneas, Claydol e Solgaleo. Allora, no, Claydol è quello in versione figanza, ma che bello. Questo è quello di sì, è il Claydol che si è giocato un sacco al suo tempo di Great Encounters, quando uscì Great Encounters, che in italiano è incontri leggendari. Diamante e perla, incontri leggendari, esattamente. Mi viene solo il nome inglese. C'ho in mente la bustina con Cresselio sulla copertina. E dai ragazzi, poi vedremo il pool, come si dice ormai in gergo, cosa troviamo all'interno di Celebration. Vedremo se boss ha avuto un culo pazzesco, però potrebbe anche essere, perché dopo l'unboxing di prima. Bene, che c'è, signorina? Queste no, only celebration, gran festa. Poi vi diremo tutto, come comprarle, come non comprarle, tutto quanto. Seguici nelle storie, che posta tutte le info sulle uscite. Grazie a tutti, grazie a tutti di averci seguito. Grazie. Di seguirci numerosissimi. Noi siamo LPP Collecting.it. Io sono Boss. C'è la signorina della regia di Instagram. C'è il signor Cameraman. C'è il signor Eric. C'è Mr. Gunny. Siamo come i Jackson 5. Perfetto. Cioè, a parte che un po' meno abbronzati, però siamo lì. Ci conoscono un po' meno persone, però ci conoscono, qualcuno ci conosce, dai. Grazie a tutti voi che siete qua, grazie. E allora,
per il mercoledì video di del 6 ottobre. È 6 ottobre, sì, ma non capisco più niente. È tutto, ci vediamo alla prossima. Prendiamo il ciak che oggi non abbiamo ancora usato. Goodbye, ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao.